Ci sono paure che tutti conosciamo e ci sono altre paure che potremmo definire strane o inusuali, eppure affliggono una gran percentuale della popolazione. Vediamole insieme, sempre sotto la mia lente, potente e particolare. Coulrofobia. È la paura dei clown. Sì, ok, ormai non è più così sconosciuta grazie alla recente uscita del film It, anche se quest'ultimo non fa poi così tanta paura. Il clown fa paura intanto perché è strano con tutto quel trucco così acceso, poi perché è mascherato e inoltre perché è grosso ed adulto e lo vedi che ride per finta. Non riesce a codificare le sue espressioni e i suoi movimenti in quanto falsi e disomogenei. E poi fa paura perché ha una forma umana. Un ananas truccato con un paio di occhiali non ci fa paura. È quello che gli esperti chiamano effetto dell'Uncanny Valley o valle perturbante. Ed è lo stesso motivo per cui possiamo aver paura, ad esempio, delle bambole. Possibile cura? Beh, conoscere un clown senza la maschera. Questo ci potrebbe abituare a vederli per quello che realmente sono. Filofobia. È la paura di innamorarsi, che nasce nel momento in cui ci sentiamo attratti da un'altra persona e lei ci ricambia. Un segno può essere il fatto che troviamo i potenziali partner sempre pieni di difetti intollerabili. Oppure scegliamo obiettivi sempre irraggiungibili, convincendoci che noi sì, siamo in grado di amare, ma il nostro è un amore impossibile. Forse se ti comporti così è perché sei depresso, a causa di una storia su cui avevi investito tutto te stesso e che ti ha profondamente deluso. O perché non hai autostima e pensi di non meritarti l'amore. Ma questi non sono validi motivi per privare della tua presenza quella persona a cui piaci. Prova a buttarti di nuovo, poi tra qualche mese vedremo. Ipnofobia. La paura di dormire. So che ad alcuni di voi sembrerà impossibile, ma è molto comune, soprattutto tra le persone molto stressate o che hanno incubi frequenti. Forse si teme di non risvegliarsi più una volta addormentati o che possa succedere qualcosa di incontrollabile durante il sonno. Purtroppo questa condizione è ancora peggio dell'insonnia, con tutte le conseguenze dovute alla privazione di sonno e alla sua irregolarità. Se soffri di questa fobia, perché non provi a convincerti che anche se ti addormenti sarai comunque sveglio? Rilassati. Non ti stai addormentando, stai per avere un bellissimo viaggio astrale. Rilassati. Neofobia. La paura delle novità. Avete mai notato come certe persone vivano in una routine quasi maniacale ed ogni cambiamento, anche piccolo, le manda in crisi esistenziale? La neofobia è una manifestazione di insicurezza. Le abitudini, per quanto buone esse siano, a lungo andare indeboliscono l'individuo e lo limitano. Uscire ogni tanto dalla propria zona di comfort è essenziale per crescere come persona. L'unica cosa che devi affrontare quando provi qualcosa di nuovo è quel momento di vuoto e di mancanza di controllo che c'è all'inizio. Ma fidati, hai tutte le capacità per cavartela. E dopo ti sentirai più forte di prima. Eliofobia. Paura del sole. Ricordo quando andai ad un colloquio di lavoro in Norvegia e dissi che in quel giorno c'era troppo sole. La mia interlocutrice si fece molto seria e mi disse: "Non bisogna insultare il sole, sennò se ne potrebbe andare e non tornare più". In effetti, nei posti dove c'è poco sole, questo viene visto quasi come una divinità. Eppure c'è gente che è letteralmente terrorizzata dal sole e dall'idea di rimanere esposto ai suoi raggi. Questa paura è spesso legata a quella di sviluppare neoplasie alla pelle, in particolare da chi ha già avuto questa brutta esperienza. Casi a parte sono i real vampire, come la mia fidanzata, che si ustiona all'ottavo grado dopo 3 minuti circa di esposizione senza una crema a protezione totale. Gefirofobia. La paura di attraversare i ponti. In questo caso la paura delle altezze si combina con quella della guida e con quella di annegare. Anche i cavalcavia autostradali, con le loro altezze imponenti, possono fare paura. Ricordo quando ero in scooter e per sbaglio a Viareggio presi l'autostrada per Lucca anziché l'Aurelia. C'era un gran vento sul cavalcavia, pieno di camion, e a me non piacciono le autostrade. Afefobia. È la paura del contatto fisico con un'altra persona. Spesso riguarda solo il sesso opposto, ma a volte entrambi i sessi. Una strategia di evitamento da parte della persona che ne soffre può avere effetti devastanti sulla vita sociale, perché sarebbe necessario evitare ogni situazione in cui si corre il rischio di essere toccati. Se hai questa fobia, solo uno specialista può indirizzarti sulla strada giusta. Quello che ti posso dire io è almeno di renderti conto che si tratta di una fobia. Quindi non convincerti che se gli altri ti toccano, ti attaccano chissà quale terribile malattia, perché non è così. Cronofobia.
La paura del tempo che passa. Del tempo che viene sprecato e che passa sempre più velocemente. Pare che affligga in particolare gli anziani e i carcerati. Beh, affligge anche me. In effetti le ore e le giornate passano sempre più velocemente e non ci sarà mai il tempo di fare neanche un decimo di quello che vorresti. Come fate a non rendervene conto? Ok, decisamente dovrei fare più sport, qualche bella nuotata o corsa in mezzo al verde, o qualche seduta di yoga e meditazione, pare che aiuti. Batmofobia. No, non si tratta della paura di Batman. Zitto infinito, cosa ci fai nel mio canale? Ne hai già uno tuo, enorme, pussa via! Dicevamo, batmofobia, la paura delle scale, o delle pendenze ripide. Tipica di chi ha subito qualche brutto trauma, tipo farsi un gran male cadendo dalle scale, o aver visto qualcuno cadere e farsi un gran male. Si consiglia in questo caso di affrontare queste maledette scale un gradino alla volta, con tanta pazienza. Tripofobia. La paura di quelle figure costituite da piccoli buchi vicini tra loro. Immagini che se non fanno paura fanno almeno schifo, perché sono uguali agli alveari dei calabroni, quelli che fanno schifo anche quando li distruggi e rilasciano quei liquidi nerastri orridi. Ebbene, secondo recenti ricerche pare che questa paura non derivi tanto dal contatto con animali velenosi, ma più che altro, appunto, dal disgusto legato al timore di contrarre una malattia infettiva o di essere riempito di piccoli parassiti sulla pelle. Il fattore discriminante, secondo me, è la grandezza di questi fori, più che la loro natura ripetitiva. Dei fori molto grandi, dove possiamo entrare dentro, non scatenano questo disgusto, al limite un po' di claustrofobia, mentre fori molto piccoli, come i pori della nostra pelle, vengono assimilati ad una superficie continua. Ma se ingrandiamo la nostra pelle al microscopio, l'immagine risulta già più disturbante allo sguardo, no? E dopo tante immagini schifose, questa ci voleva. La mente umana è un mistero, e a volte dura convivere con le proprie paure, ma sapere più cose aiuta sempre. Ciao e alla prossima!